Siamo qui con la signora Anna Fattori, che è venuta alla Convention di Education 2.0 a raccontare la sua esperienza. Allora, l'intervento che io presento in questa sede si intitola La grammatica dal testo, ovvero riflessione linguistica. Ad un'analisi più attenta del titolo però mi sono resa conto che andrebbe completato così: la grammatica dal testo e dal contesto linguistico, ovvero riflessione sulla lingua. Dunque, io ho documentato il mio intervento e comunque, non potendolo ora mostrare attraverso slide, cercherò di riassumere brevemente il suo contenuto. Allora, io sono partita dalla lettura di un articolo di Maria Piscitelli, con la quale mi sono formata al gruppo CIDI di Firenze, al gruppo Lingua CIDI di Firenze, e in questo articolo, io ho ripreso un po' la parte iniziale, dove lei afferma che da più parti si richiede di fare più grammatica nella scuola. In realtà la grammatica a cui si fa riferimento è la grammatica tradizionale, la grammatica della frase. Anche le indicazioni nazionali vanno in questa direzione, e quindi nella scuola viene fatta gran parte della morfologia e della sintassi, che finisce per dare al ragazzo in tempi brevi un insieme di regole grammaticali, e non porta sufficientemente a soffermarsi su quelli che sono i concetti sottesi alle regole grammaticali. In questo articolo Maria Piscitelli poi argomenta in modo da dimostrare che esistono altre grammatiche possibili nella scuola primaria. Un'altra affermazione a cui io mi sono rifatta prima di presentare il lavoro è quella dell'Altieri Biagi. Lei ha speso una vita proprio per dimostrare che esiste una grammatica intelligente da fare nella scuola, ed è quella funzionale, quella in cui l'insegnante non deve ragionare dicendo ti insegno l'indicativo, ti elenco i pronomi personali, ma attraverso un lavoro di riflessione e di analisi della lingua reale, si porta il bambino a capire l'uso della parola, il posto giusto della parola nella frase, i nessi che esistono tra le parole, e quindi a comunicare, perché prima si deve lavorare sui significati e poi sulla forma, cioè la forma partendo dall'analisi del significato. Quindi si parte dal linguaggio parlato, vero, vivo, e si arriva in seconda battuta alla comprensione delle regole. È un processo inverso rispetto alla grammatica, all'approccio tradizionale dell'insegnamento della grammatica? Processo inverso. Allora, io ho portato come sostegno un'esperienza nella classe prima elementare, nella seconda e nella quinta, e si vede come la metodologia costruttiva che sta dietro a questa affermazione, alla grammatica funzionale, si avvale di un tempo lungo disteso in cui l'insegnante esplora questo ambiente linguistico insieme al ragazzo, attraverso un momento di confronto, di negoziazione dei significati, e la regola, la sistematizzazione di queste scoperte avviene solo nella parte finale. Fra questa prima parte, cioè la parte della ricerca, la sistematizzazione, intercorre tutta un'area in cui una dimensione che privilegia l'uso del corpo e l'uso dell'immaginario, in modo da avvicinare il ragazzo all'astrazione della regola grammaticale, perché in effetti la regola grammaticale ha tanto di astratto.
E qual è stata la risposta dei bambini a questo metodo? I bambini sono motivati. Sono motivati e soprattutto partecipano in tanti, cioè la costruzione della regola grammaticale non è padroneggiata solo da alcuni, quelli più intuitivi, no? Che magari arrivano subito, ma ecco, diventa patrimonio condiviso da più bambini. Bene, e ritiene che questo metodo sia replicabile in altri contesti, in altre esperienze, da altri insegnanti? E come si potrebbe fare per trasmettere questo modello? Io penso che intanto il docente deve formarsi, non basta ecco, vederlo e sentirlo raccontare, deve approfondire attraverso una formazione, uno studio personale, ma anche di contatto con le persone giuste che lo sanno trasmettere e che hanno insomma la formazione giusta. E quindi in concreto un insegnante che fosse interessato ora ad adottare questo approccio, che cosa potrebbe fare? Deve prendere contatto con il CIDE di Firenze e in particolare con la professoressa Maria Piscitelli, che ha un sito poi che è visitabile. Io la ringrazio moltissimo e arrivederci.